Buonasera ragazze e bentornate al mio canale YouTube. Come sempre vi invito a sottoscrivere il canale e questa volta vi ricordo anche che è in corso il mio secondo giveaway. Vi lascio qui in alto dove indica il mio dito il link diretto al video. Vi invito a partecipare, ci sono bei premi, in particolare sicuramente il pennello Real Techniques, ma anche l'Expert Face Brush che è molto famoso, ma anche comunque prodotti Kiko, prodotti Yves Rocher, prodotti della Bioterma e della Bottega Verde, insomma, vedete il video e se vi fa piacere seguite il regolamento. Cominciamo con quindi i prodotti terminati di dicembre e gennaio. È parecchio che non faccio un video di prodotti terminati, quindi ne ho accumulati diversi. Il primo prodotto che vi voglio se segnalare è questo qui. È questo labbra da cinema della Lush. Il nome è molto buffo, labbrasivo. Sostanzialmente serve per fare è un prodotto che serve per fare lo scrub labbra, assolutamente fresh and made, come tutti i prodotti della Lush, ossia un prodotto fresco e fatto a mano, fresh and made. E come dice il sottotitolo, diciamo così, sorprendente scrub con colpo di scena dolce salato per labbra da star. Non è che io l'abbia realmente terminato, ma ovviamente dopo un po' di tempo, essendo un prodotto fresco e non usandolo spessissimo, diciamo si è seccato, però è un prodotto che consiglio assolutamente, è ottimo, è a base di zucchero di canna, per cui l'elemento diciamo scrabbante, perdonate la parola, è quello, è molto naturale e si utilizza in questo modo, vedete, passatelo con il dito sulle labbra per renderle lisce lisce e rimuovere le pellicine, poi usate un balsamo Lush. L'ho trovato molto utile perché ovviamente soprattutto con i rossetti molto scuri, quelli rosso intenso, anche se io non li uso, ma bordeaux sì, magenta, e rimuovere le pellicine prima dell'applicazione è molto importante, o comunque farlo in modo rutinario, magari una volta ogni 10 giorni, perché altrimenti i rossetti molto scuri diciamo evidenziano quelli che sono i segnetti delle labbra. Quindi fare un buono scrub è un'attività secondo me indicata. Questa confezione è da 25 grammi, è un prodotto vegano, come vedete. Lush è famosa perché effettua una lotta dura ai test sugli animali, quindi è un prodotto anche buono da questo punto di vista e in questi giorni di saldi lo trovate al 50%, quindi ve lo consiglio. Dopodiché, altro prodotto, questo è un prodotto strano sicuramente, ma volevo parlarvene, crema depilatoria VET per pelli sensibili. Io non so cosa fosse successo a questa confezione, sostanzialmente mi ha irritato da morire, quindi nonostante sia semipiena, io la getterò. Ho provato a usarla, due o tre volte consecutive perché mi dispiace in generale, buttare prodotti non terminati, ma l'irritazione c'è stata in tutti e tre i casi e dunque ho deciso di buttarla. Ne ho comprata un'altra con cui mi sto trovando molto bene di un altro marchio e ve ne parlerò presto. Ovviamente non voglio dire in assoluto nulla sulla vetta perché in passato mi sono trovata benissimo. Io temo fosse un difetto di questa singola, diciamo, di questo singolo tubetto, o forse era trascorso troppo tempo dall'apertura, insomma, non voglio dire nulla contro la vette, potrebbe essere, diciamo, dovuto a un problema specifico di questo tubetto. Comunque, questa la consideriamo terminata. Dopodiché, ho terminato anche il mio solvente classico senza acetone della Parisien, che io compro a meno di 1 euro e che utilizzo praticamente in grande quantità. Dopodiché ho terminato alcuni prodotti che ora vi vado a mostrare. Sono tutte matite o cose simili, quindi le raccolgo. Allora, innanzitutto la amatissima, amatissima matita labbra della Kiko, la 502, che ha un colore nude, ve l'ho mostrato in passato, anzi vi lascio il link qui sopra, e io la adoro, con un velo di gloss è stupenda. Non ho ben capito come si usa questa parte, anzi se qualcuna di voi lo avesse capito me lo spieghi, perché io l'ho provata, infatti vedete sporca, ma non capisco a cosa serve questa parte. Aspetto vostre notizie. Ecco, ho fatto cadere una cosa, la mia amica Marina, che spero mi stia seguendo, riderà.
Ho terminato, o per modo di dire, non posso più usare la Colossal Cajal della Maybelline. Mi sono trovata molto bene, ma dopo un po' di tempo si è leggermente seccata, per cui nonostante mi piaccia, è di un bel nero intenso, diciamo è diventata un pochino dura dopo qualche mese di utilizzo, diciamo 3-4, e sinceramente ho preferito prenderne una nuova di un'altra marca di cui, anzi no, la marca è la stessa, la Master Drama però della Maybelline, con cui mi sto trovando benissimo. Essendo dura mi faceva un po', mi poteva far male all'occhio, quindi l'ho tolta, l'ho eliminata. E lo stesso questa della Essence in gel, waterproof nera, ottima, un nero intenso e anche economica, ma anche questa l'ho dimenticata aperta una notte ed essendo in gel si è seccata, quindi anche questa la vado ad eliminare. Mi dispiace perché è un buon prodotto ed economico. Però ripeto, lo sto sostituendo con la Master Drama della Maybelline che si sta comportando benissimo, inoltre di un nero intensissimo. Ho terminato, e ve ne avevo già parlato in passato, questo ritocco flash per capelli, un mascara per capelli. Lo ricomprerò, sì, non so se questo stesso di un altro colore, sostanzialmente per qualche piccolo capello bianco che ogni tanto spunta, è comodissimo, si applica direttamente sul ciuffetto e sinceramente non avendo ancora bisogno di tinta, un mascara per capelli a me soddisfa ed è molto utile. Dopodiché ho terminato, e questo lo faccio vedere sempre, il mio adoratissimo gel detergente della Vivi Verde Coop, prodotto praticamente con inci ottimo e molto economico. Quindi questi li finisco continuamente, sono gel detergenti viso e ve li metto sempre perché è giusto, se un prodotto è buono va segnalato ogni volta. Ho terminato. E questo Palmolive Shampoo, anche di questo vi ho parlato in passato, Silky Effect Shine all'aloe, profumazione meravigliosa, quindi anche questo lo ricompro sempre. Ed ho anche terminato la crema ristrutturante della Splendor. Queste sono confezioni economiche. L'inci non è ottimo, ma districano così bene i capelli che non ne posso fare a meno. È già la seconda confezione da 500, da 1000 anzi millilitri che io termino, quindi considerate un po', ovviamente nell'arco di mesi e mesi. Questa è per me ottima come districante. Inoltre, avendo cocco, ha una profumazione stupenda e i capelli rimangono meravigliosi. Ho poi terminato questo tester che mi è stato dato da Damines. Vi segnalo che Damines ha aperto un punto vendita presso Italy Roma e se vi fa piacere visitatelo. Mi hanno regalato alcuni tester. Questo è stato molto buono, è uno shampoo nutriente. Ovviamente avendo provato solo un tester non posso dare un giudizio complessivo sul prodotto, ma il tester mi è piaciuto. Insomma, buona profumazione e sicuramente nutriente in quella singola occasione. Ho poi non terminato, ma in questo caso non posso più usare questo prodotto della Nabla. Ero tanto entusiasta di questo cream shadow nella colorazione, vediamo dove sta scritto, eccola qui, underpainting, ma sulla mia palpebra, vedete, è quasi nuovo e non lo posso usare, sulla mia palpebra sinceramente fa l'effetto un po' cartapecora, nel senso mi fa apparire tutte le pieghette, la mia palpebra sembra più vecchia di quello che in verità si sia, per cui non lo utilizzo più. Mi dispiace perché io lo volevo utilizzare come primer, come base, ma non si può. 11,50 euro andati così. Però credo sia un problema di questo singolo colore perché altre persone con altre colorazioni hanno avuto ottime esperienze e dunque evidentemente a me questo tipo di prodotto non va bene. Considerate che, come avevo detto nella review, l'ho provata a utilizzare sia in piccole quantità, sia in quantità leggermente superiori, sia applicandolo con il dito, sia con il pennello, il risultato non è cambiato, per cui lo termino perché lo devo anche bocciare. Peccato, perché comunque io adoro il marchio Nabla. Ed infine, ultimi due prodotti, resistete, se siete ancora lì, ho terminato questo detergente intimo ad azione lenitiva, molto sinceramente delicato, appunto, ma anche rinfrescante. Mi è piaciuto, non credo lo ricomprerò, semplicemente perché io adoro, non ve l'avevo mai detto, ma ve lo dico, quello di Licia Persona all'eucalipto, che è di un rinfrescante. La prima volta che l'ho usato mi sono messa paura, un rinfrescante pazzesco. Però anche questo è buono e piacevole, quindi se lo volete provare. Ma quello Licia Persona all'eucalipto, un giorno ve ne parlerò nel dettaglio, è meraviglioso. Ed infine, ultima cosa.
Ultima cosa, questa crema idratante della Vivi Natural Care, che è un marchio che ho avuto il piacere di conoscere al Cosmo Prof. È una crema che mi ha aiutato molto durante le vacanze, poiché ero in un posto piuttosto freddo e avevo bisogno di idratare molto la mia pelle. Anche perché, non so se succede anche a voi, ma quando sono in vacanza tendo a bere meno, probabilmente perché non ho, diciamo, la mia bottiglietta d'acqua solita lì bella comoda sulla scrivania, ma giro molto, sono sempre in strada e quindi mi disidrato, se vogliamo. Quindi una crema alla sera ben rinvigorente la apprezzo. Questa appunto è una crema idratante da 50 ml, il prezzo al commercio è di 26 euro ed è particolare perché ha al suo interno estratti di malto, di sandalo e di filodendro, e tutti diciamo di origine biologica. E questi tre elementi garantiscono una idratazione molto prolungata nel tempo. E in generale sono anche elementi illuminanti. L'ho trovata molto leggera come texture e la cosa particolare e piacevole è che dopo essere stata applicata lascia una pelle molto setosa, diciamo, la profumazione è molto piacevole e l'ho utilizzata appunto durante tutte le vacanze natalizie quotidianamente, in particolare alla sera. Ovviamente dopo aver deterso la pelle. E è più indicata per pelli giovani, ma sicuramente anche una pelle leggermente più matura ne può beneficiare. Io ragazze spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito sempre a sottoscrivere al canale, a lasciare i vostri like ed in particolare condividete il mio giveaway e partecipate. Ciao ragazze!